Oh, ciao! Stavo giocando con il mio bellissimo iPhone 7. Ciao a tutti, sono Giorgio Messina e oggi sono qui per parlarvi delle mie primissime prove con un iPhone 7 Plus. Il nuovo dispositivo introdotto da Apple con la doppia fotocamera, con doppia lente, quindi una lente super angolare, come definiscono loro, e una lente teleobiettivo per lo zoom. In realtà sarebbero 26 mm e 56 mm se non vado errato, ma poco ci manca. Quest'anno ho fatto delle prove che consistono soprattutto nelle principali differenze tra iPhone 6S Plus, ovvero questo con cover perché è mio, per ora, e l'iPhone 7 sono luminosità dello schermo, che devo ammettere cambia, davvero, non tantissimo, però si vede, ha una tonalità cromatica molto più naturale e una luminosità un pochino più alta. Per quanto riguarda la fotocamera invece è molto interessante, soprattutto anche perché hanno cambiato il diaframma dello smartphone, che passa da un 2.2 a un 1.8. Una cosa che ho cercato di provare e farvi poi capire è stata la potenza degli speaker audio. Sfortunatamente in video non si vede, non si sente così tanto, però vi posso assicurare che la qualità audio è nettamente superiore sia come potenza audio sia anche come definizione, in quanto il nuovo iPhone ha due speaker stereo finalmente, uno posizionato qui in basso e uno posizionato dentro lo speaker con cui effettuiamo le telefonate. A primo impatto sembrano posizionati in modo un po' errato, in quanto personalmente preferivo, come aveva fatto HTC ai tempi, ovvero due frontali così da poter sentire l'audio direttamente verso chi lo guarda. Questa soluzione è stata adottata da Apple probabilmente per non distruggere il design sia anche delle cover, perché se la mettevi qui o mettevi l'altro speaker qua sopra diventava poi un problema, però molto bello. Oltre alla mancanza del jack audio, è stato sostituito anche il pulsante home, che non è più fisico, ma ha un feeling tattile esattamente come il 3D Touch. A primo impatto sembra un po' strano come funzionamento, però dopo tipo 5 secondi me ne sono già innamorato, perché funziona veramente bene e molto carino. In più, ieri sera abbiamo già immerso il telefono nell'acqua, potete trovare il video in diretta sulla pagina del Trestor Vercelli Corso Libertà, che ci ha gentilmente offerto il telefono per queste prove. Bando alle ciance, vediamoci subito le prove che ho effettuato questa notte, che sono particolarmente in fotografia notturna, in quanto diaframma e ottica del cellulare sono cambiate, e devo dire che hanno effettuato degli ottimi cambiamenti, sono molto soddisfatto, e anche nel comparto video. Buona visione! Oh, beh, scusate, ma le avventure di Alto sono veramente fighissime. Scaricatelo se non ce l'avete. Viste le comparazioni, secondo me è consigliabile l'acquisto dell'iPhone 7 Plus. 7 normale non l'abbiamo preso in considerazione, perché secondo me il vero cambiamento è con questo, che ha la doppia lente. Vale l'acquisto? Dipende come utilizzate il telefono. Se fate molta fotografia notturna, sì, perché passa da un diaframma 2.2 a 1.8 e le fotografie, come avete visto in video poco fa, sono nettamente più luminose. E anche il doppio sistema di fotocamera che va da wide a tele può risultare interessante per una fotografia di tutti i giorni, ovvero quante volte abbiamo dovuto zoomare col pinch to zoom per fare una foto a un oggetto un po' distante con una qualità orrenda e detto bello, grazie. E con questo 7 Plus abbiamo la possibilità di utilizzare la 56 mm, che non è tantissimo, però è sicuramente meglio del normale. Ah, mi piace molto e molto probabilmente lo acquisterò, anzi senza molto probabilmente lo acquisterò in futuro. Beh, che altro dire, vi ringrazio per aver visto il video, ringraziamo nuovamente il Trestor di Vercelli in Corso Libertà che ci ha fornito il nostro bellissimo iPhone 7 Plus per le prove. Adesso mi toccherà riportarglielo, potrei anche scappare in Messico.
scappo in Messico.